luci che mi danno fastidio. Buongiorno a tutti, sono le 7:15 del mattino esattamente e questo è il mio mi preparo con voi. Ho molto sonno perché ieri sera mi sono messa a vedere la mia puntata di The Walking Dead e ho fatto tipo 12:30. Oggi non avevo voglia di latte cruscotte e siccome ci sono le mie merendine preferite, le Camilla, non ho resistito. Inizio subito con l'applicare la CC Cream della Sobioetic, la mia adorata crema colorata da tutti i giorni. Ho avuto uno sfogo, non so per quale motivo, secondo me da stress. Perché? Perché ultimamente sono venuti i miei capi area, a Napoli e quindi sono stata benissimo tra l'altro, però mi sono un po' stancata ovviamente andare in giro, però per fortuna ho messo la Adelaide, la mia crema per l'acne serale. Ieri ho caricato il video Draw My Life, disegno la mia vita, e credo sia il video più bello che abbia mai pubblicato perché a me emoziona tanto comunque come video. Ma ho visto che è piaciuto tanto anche a voi, quindi sono contenta. Notate che sono un po' più sgonfia. Allora, se volete avere una coprenza maggiore del vostro fondotinta abituale, andate a tamponare, ok? Un po' come fate con la spugnetta. Io odio le spugnette comunque. Ok, adesso applico questo correttore di Kiko, che è il Natural Concealer numero 2. Correttore che non uso quasi mai, però volevo farvi vedere un po' l'effetto anche perché ho un po' di occhiaie. Non è male perché non secca eccessivamente il... no, non lo secca proprio il contorno occhi. Dopo aver fatto assestare la BB cream vado ad applicare una cipria. Se mi seguite sapete che io amo follemente questa qui di Bionique Lactin, la cipria trasparente della linea per l'acne, che assorbe molto di più l'eccesso di sebo. La applico col piumino e poi con un pennello da cipria tolgo l'eccesso. Dopodiché vi faccio vedere in action uno dei nuovi blush di Neve Cosmetics, questi qui con la rosellina dietro. Questo è il sabato, Sunday, e lo applico con questo pennello qui, sempre di Neve Cosmetics, il Magenta Sculpt. Perché? Perché praticamente ha la giusta misura per andare a prendere il prodotto, perché ho riscontrato diciamo un po' un problemino con questi blush, perché avendo questa forma qui i pennelli un poco più ampi si rovinano, cioè non riuscite proprio a prendere bene, si possono un po' aprire, insomma. È un rosa molto freddo. Allora, io in teoria volevo fare anche un po' di contouring, però mi sono dimenticata di farlo prima di fissare il fondotinta. Questo è il bello dei miei preparo con voi, perché vi dico proprio la verità di come vanno le cose quando si registrano dei video. Comunque, almeno sul naso lo faccio lo stesso, con la Contour Mania, che è molto pratica. Allora, questa è un matitone che da un lato tiene il marrone e dall'altro tiene il punto luce. Allora, in un video io l'ho bocciata perché è rossiccia, ok? Però è di una comodità allucinante perché in un istante fate il contouring, cioè vedete? E poi vado leggermente a sfinare qua sotto. Oggi sarebbero usciti i nuovi lipstick di Mulac. Sono molto curiosa di sapere come sono, però non collaboro con Mulac, ma un po' di tempo fa mi inviarono un bel po' di prodotti, non ho detto quello che sto facendo, sto mettendo il Soft and Gentle per questa giornata grigia di diluvia fuori. Comunque niente, dicevo, collaboravo con loro, mi hanno mandato dei prodotti e poi niente più, però penso di comprarli queste tinte labbra nuove che sono uscite, che dite basta. Come primo step applico sugli occhi questo ombrettino in mousse di Wycon, che è il numero 11. Lo trovo eccezionale perché è luminoso, pratico.
non è per niente opaco, quindi fate attenzione se non avete una palpebra distesa. Io ho notato ultimamente che in questa parte qui mi si sta un po' tipo raggrinzendo, però un pochino sì, è così. Ragazzi, il tempo passa per tutto, anche se sono giovanissima fondamentalmente, però trovo una differenza abissale da adesso a un paio d'anni fa, veramente incredibile. Quindi bisogna utilizzare la crema contorno occhi sempre. Questo è un trucco che faccio, diciamo, molto spesso quando voglio essere un po' più carina, quindi adesso lo faccio con voi, ma voi potete variare anche come colore. E lo faccio anche quando voglio fare saltare il mio colore d'occhi. Utilizzo un ombretto che mi piace tantissimo, questo qui, vedete, si chiama fondente di New Cosmetics, è in polvere, lo metto un po' nel tappino e poi ci spruzzo il Fix Plus, quello che volete, anche l'acqua. Lo applico veramente poco in questa parte qui e poi me lo sfumo con il pennello a sfumatura prima che si asciughi. Vedete? Questo è un passaggio che dovete fare molto velocemente, perché una volta asciutto con il Fix Plus, quello che è, non lo smuovete più. Dovete sapere che è successo proprio questo, che l'ho fatto asciugare poco fa, è entrata mia madre, stavo parlando con lei e non riuscivo a smuoverlo. Mi sono dovuta ristruccare un attimino l'occhio. Aggiungo colore per dare la forma che desidero. Io la faccio sempre un poco allungata. Poi sono andata un po' troppo oltre e quindi vado a sfumare questa cosa qui che non mi piace col correttore. Ok, siccome vedete che in quest'angolo qui non c'è una transizione perfetta, vado a utilizzare un colore, questo qui intermedio, lo applico nella piega. Poi applico il mio adorato punto luce panna opaco, che sapete che adoro, sotto l'arcata perché così non spara. Mentre in questa prima parte qui, dove abbiamo messo il cream eyeshadow di Wycon, vado a utilizzare un punto luce, questo qui. Questa è una palette di Stila che io adoro perché mi piace un sacco, i colori sono versatili, sono non troppo forti, insomma sono belli. Applico un filo leggero di eyeliner, ma proprio cerco di essere quanto più sottile possibile. Decido di fare anche la codina perché mi va oggi. Però oggi ero in vena. Mi devo ancora vestire, lavare i denti. All'interno della rima, visto che sono andata a utilizzare questi colori caldi, e se mi seguite sapete già che quando utilizzate i prugna, i colori molto caldi, dovete o andare a illuminare la congiuntiva o a scurirla, perché altrimenti vi sembra che avete il sangue nell'occhio. Sto andando con la Magic Pencil in Light Nude, è abbastanza chiara ma ha una durata pazzesca. Queste matite si possono utilizzare anche sotto l'arcata, intorno alle labbra, però non ve le consiglio tanto per questo utilizzo perché ho notato che seccano un pochino, mentre all'interno della rima sono eccezionali. Veramente durano tantissimo, anche se lacrimate molto. Adesso vado con lo Sculpt, che è il mascara di Bionique, che mi avete visto utilizzare mille volte. È sottile, riesco a prendere tutte le ciglia. Lo applico anche sotto. Adesso al di sopra applico questo qui di Kiko, che è il Volume Definition Top Coat Mascara. Non l'ho mai utilizzato, vi dico la verità, quindi è la prima volta con voi. Bello perché le pettina. Però tutto questo volume non è che lo veda. E poi definisco leggermente con la matita per le sopracciglia i buchetti. Oggi lavoro a Napoli, al Vomero, e sicuramente troverò traffico sulla tangenziale,
sto in ritardo. Ci hanno detto, la gatta per fare i gattini di fretta li fece ciechi. Che vuol dire? Per fare cose di fretta e furia si fanno male. Prima di tutto vado a definire le sopracciglia con la 308 di Kiko, queste nuove matite no transfer. Allora, ricordatevi sempre di asciugare bene bene la vostra bocca. E adesso vado con il nuovissimo bellissimo rossetto matte, lip matte di Bionique, che è il 402. Ok, questo me lo porto dietro che dopo nella pausa pranzo, dopo aver mangiato lo riapplico. Come non mi entusiasma la quantità di fard che ho messo, ne metto un altro po' di però di quest'altro che è Noblesse, mi pare. Comunque vi scrivo tutti i link nell'info box, cioè tutti i nomi dei prodotti nell'info box. Dovete sapere che da quando ho fatto la cura di cortisone così forte mi sono usciti un sacco di peli, cioè io non sono mai stata molto pelosa, almeno sul viso, ma io li vedo in controluce anche qui. Vabbè, spero che cadano da soli, perché non saprei come fare, anzi se avete dei suggerimenti, se avete mai sofferto di una cosa simile, fatemi sapere. E niente, questo è il look finito, un look che diciamo non è giornaliero, però io lo utilizzo tanto perché comunque facendo questo lavoro, parlando con delle persone, vendendo ovviamente make-up e così via, ovviamente l'impatto è differente. E io spero che appunto il video vi sia stato d'aiuto in qualche modo. E niente, io scappo perché sono le 8 e quasi 10, devo scappare perché alle 9 devo stare a lavoro. E niente, spolliciate, commentate come al solito, ditemi se sono un po' più sgonfia, speriamo. E niente, sto a dieta, sì, ciao.